Nel Vangelo secondo Luca, in quel tempo si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo non possono più fare nulla. Vi mostrerò invece chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare in Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, varrete voi molto più di molti passeri. Fratelli, una parola stupenda, davvero una parola meravigliosa, e mi aiutava tantissimo perché il Signore ci dice oggi: attento, guardati bene, cioè guardati le spalle, no? Cioè stai molto attento, stai come in un combattimento, davanti a un pericolo imminente, costante, che è l'ipocrisia. L'ipocrisia è la cosa più brutta che ci sia, fratelli carissimi, è la cosa più terribile che ci sia, perché impedisce a Dio di amarti, o meglio, impedisce a Dio di far arrivare a te il suo amore, non di amarti, certo, scusate, ho sbagliato a esprimermi. L'ipocrisia, sapete che cos'è? Stavo pensando a questa cosa. Immagina che oggi io, invece del mio bel vestito da prete, il mio clergyman, non lo che sia, no? O ancora di più, invece della mia alba, della casula, e io oggi andassi a celebrare messa con la maschera, la tuta di Superman. O tu, immagina che oggi vai al lavoro vestito da Superman, invece la tua cravatta, invece il tuo vestito, o a scuola, o che oggi esci con la tua fidanzata e ti vesti da Superman. Immaginatelo. È così, fratelli, perché l'ipocrisia è un vestito che la superbia ci obbliga a mettere, a indossare. È la pelle, no? L'ipocrisia è la pelle, è il vestito della superbia, del superio, del Superman. Allora, questo ci impedisce di avere una relazione seria con Dio, cioè impedisce a Dio di venire al nostro incontro a salvarci. Perché? Perché tu metti lì come una intercapedine impermeabile, capito? Ti immunizzi all'amore di Dio. L'amore di Dio non può fare nulla, non può passare. Perché? Perché tu lo lasci fuori. Tu lo lasci fuori pensando di essere autosufficiente. Bene, questo accade anche con gli altri, automaticamente. Lasci fuori anche gli altri. Guardate che l'ipocrisia, la vita dell'ipocrita, che è come un lievito, cioè che fa fermentare tutta la massa, cioè prima di tutto la tua vita e poi la vita di chi ti sta a fianco, in un macello, relazioni ipocrite, pensate, le relazioni ipocrite con tuo marito, con tua moglie, con tuo fidanzato, basare tutto sull'ipocrisia. È una fatica, innanzitutto. Una fatica terribile, per cui arrivi ogni sera stanchissimo e quindi pieno di ira, di nervi, perché certo devi sempre stare al passo con quel super io che non esiste, che è falso, mamma mia. E poi dopo, quando l'altro, la tua fidanzata, il tuo fidanzato, il tuo amico, la tua moglie, tuo marito, i tuoi genitori, tuo figlio, scopre che non sei quel super io che hai mostrato, quanti divorzi nascono dall'ipocrisia? Quanti macelli per un prete ipocrita, che mostra falsità, che mostra qualcosa che lui non è, si mostra lì santarello, si mostra lì, invece non lo è. Immagina nell'oscurità quello che fai, la pornografia, i peccati che tu compi, le menzogne. Bene, fratelli, oggi il Vangelo è stupendo, perché il Signore dice: non temere, non temere. Come? Non temere, ipocrita, non temere, io ti amo, ho dato la vita per te, per questo tutto di te mi è caro, tutto di te per me è importante.
fratelli, tutto di te è di noi è importante, tutto di te è importante, ma tutto di te è quello vero, eh? Cioè quello che tu fai nelle stanze più segrete, quello che dici nel segreto, nell'oscurità, quello che dici e fai, cioè le cattiverie che dici, le calunnie che dici, le menzogne che dici, i peccati che fai di nascosto, le concupiscenze, i furti, le calunnie, tutto, tutto quello che viene da te è importante per Cristo, cioè Cristo dà la vita per te, per quello che tu sei, lì nell'oscurità. Cristo dà la vita per quello che tu sei veramente. Cristo ha dato la vita per te, Cristo ha dato il sangue per te. Quanto sei importante tu? Ogni goccia di sangue di Cristo sei importante. Prova a misurare le gocce che Cristo ha versato di sangue per te, per ogni calunnia, per ogni cosa che hai fatto nel nascosto. Quante cose. Bene, oggi Cristo viene un'altra volta, lì dove tu sei nascosto, lì dove l'orgoglio ti spinge a vivere una doppia vita, una schizofrenia che ti spacca, come quando vuoi andare su due cavalli, quando ti spaccano le gambe, cioè ti spacca l'anima. Lì viene Cristo per dire fermati, fermati, lascia che io ti ami, accetta quello che sei, vengo io ti amo. E guarda, sai cosa faccio? Tutto quello che ti ho fatto di nascosto, quello che tu hai detto nell'oscurità, io lo dico dai tetti. Lo annuncio come una buona notizia. Sì, questo che era un poveraccio, come tutti i santi, fratelli, di San Francesco, questo che era un cadavere che puzzava. E che cosa vuol dire che puzzava? Che aveva tradito la moglie, che beveva, che era un orgoglioso terribile, non gli si poteva dire niente. Uno che non sapeva vivere castamente, che non sa vivere castamente, uno che non obbedisce, uno questo che nell'oscurità ha vissuto un mondo di schifo, capito? Quest'acqua melmosa, puzzolente. Da lì ho tratto mio figlio, dice Dio. Da lì ho tratto Cristo stesso insieme a te, perché Cristo è sceso lì, in quell'oscurità, in quella tomba fetida. Lì è sceso Cristo. Lì scende oggi Cristo e ti porta fuori. E diventi tu una buona notizia per tutti. Tu, niente, nessun capello del tuo capo. Cioè ogni momento, ogni cosa della tua vita è importante. Arriva ovunque Cristo, in ogni istante perduto, in ogni istante buttato, in ogni istante di peccato arriva Cristo per riscattarti, per salvarti e portare ad annunciare al mondo intero l'amore che ha per te. Lo desideri questo? Lo desideri oggi? Perché tu immagina se questo avviene nella tua vita e avviene attraverso i sacramenti, attraverso la parola, attraverso il perdono sacramentale, l'Eucaristia, avviene attraverso la Chiesa. Lo vuoi? Molto meglio cadere tra le braccia del Signore che cadere tra le braccia degli uomini, vero? Perché se non lo vuoi, cadrai tra le braccia degli uomini e sarà terribile, perché anche questo dice la parola oggi, eh? Attento, vuoi continuare a stare in quella menzogna? Vuoi continuare ad avere l'amante? Vuoi continuare ad avere una doppia vita? Prima o poi, siccome è un lievito, cioè siccome è qualcosa di gonfiato, falso, arriverà. Un ago, arriverà qualcosa che sgonfierà questo pallone e cadrai rovinosamente. Forse hai bisogno di questo. Forse per convertirti davvero hai bisogno di cadere e farti tanto male. Forse hai bisogno di questo tuo figlio, non lo so. Ma oggi il Signore ti dà un'altra possibilità. Io vengo a trasformare la tua vita in qualcosa di meraviglioso. E tu non avrai più vergogna, non avrai più bisogno. Anzi, quello che tu hai detto, quello che... sarà tutto la luce del sole, perché sarà tutto bagnato dalla grazia, sarà trasformato tutta la tua vita nascosta, tutta la tua vita di peccato, e sarà come il Santo Sepolcro, una tomba vuota, un luogo di pellegrinaggio. Cioè, se questo avviene, e può avvenire solo nella Chiesa, perché cadi tra le braccia di Gesù Cristo, che non ti distrugge, cadi tra le braccia misericordiose di tua madre, della Chiesa, che non ti giudica, che non ti castiga, che non ti... no, solo... distrugge e lascia morto l'uomo vecchio, ma ti dà una vita nuova, in cambio, stupenda. Bene, se questo avviene, allora la tua relazione con il tuo fidanzato, la tua fidanzata sarà libera, perché non la ingannerai, non lo ingannerai, non cercherai di mostrare, di truccarti, di far vedere, cioè non ti metti questa tuta cretina a fare il tonto come Superman, non essendolo. Capisci? Capisci che meraviglia? Fonderai le tue relazioni, fonderai il tuo fidanzamento, il tuo matrimonio, ogni relazione sulla verità, perché venga Cristo nella tua debolezza e nella debolezza dell'altro, di tua moglie, di tuo marito, dei tuoi figli, dei tuoi genitori, dei tuoi parrocchiani, di te come prete, di te come fidanzato, che sia,
viene a riempire con il suo potere un vaso di creta, ecco, due vasi di creta, tre vasi di creta, 100 vasi di creta, questa è la Chiesa, queste sono le nostre relazioni, vasi di creta pieni dell'amore di Dio, che cambia le sorti, dove sono debole, lì Gesù è potente all'estrema, cioè all'ennesima, all'infinita potenza. Un ipocrita rimane così, perché Dio non può espletare, manifestare la sua potenza, ma no, viene oggi il Signore a distruggere l'ipocrisia. Lo vuoi? Non temere, non temere, temi chi ti distrugge dopo, temi la seconda morte, temi il dopo, non temere, hai fatto male, va bene, hai peccato, va bene, Dio ti ama, Dio ti tira fuori da là e sa trasformare quel peccato in una speranza per tutti gli altri, perché se hai amato te, se hai amato me, che sono prete, non dovrei, non so dove, in quale prigione dovrei essere, è la verità. Allora coraggio, coraggio, che Dio ci ama tantissimo e viene a compiere questo nella nostra vita, accogliamolo, accogliamo il suo amore. Thank you.